Dirsi addio in tutta fretta è il passo in avanti della riforma Cartabia in materia di divorzio, che rivoluziona l'iter della fine di un amore. Dal 1 marzo scorso basta infatti un solo atto per ottenere separazione e divorzio, proponendo contestualmente la domanda. Decorsi i termini di legge, cioè 6 mesi per la separazione consensuale e 1 anno per quella giudiziale, si procede con il divorzio. Non solo tempi brevi, ma anche sanzioni in caso di violazione degli accordi. La riforma, che prevede un limite di 90 giorni per la prima udienza, annulla le 2 fasi, cioè il passaggio davanti al presidente e poi al giudice istruttore. In presenza di figli, la competenza spetta al tribunale di residenza del minore, altrimenti si considera quella di chi riceve la domanda di separazione. Per sancire il divorzio occorrerà comunque il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza tra i coniugi. Tra le novità della riforma c'è il piano genitoriale, in cui vanno descritte le attività quotidiane che impegnano i minori, dalla scuola allo sport. Con le nuove regole il giudice potrà sanzionare il coniuge che non rispetta il piano o che omette al giudice le proprie reali condizioni economiche al fine di pagare un contributo di mantenimento inferiore. È previsto anche l'obbligo di ascolto del minore che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore se capace di discernimento. Le nuove regole non hanno effetto retroattivo, ma si applicheranno ai procedimenti successivi al 28 febbraio del 2023 e rispondono all'obiettivo del PNRR con la riduzione del 40% delle tempistiche per la giustizia civile. Altra novità è il Tribunale della Famiglia, che entrerà in vigore entro il 2024 per gestire tutti i procedimenti di separazione e divorzio. Con la riforma Cartabia, una media di 8 mesi basterà per mettere la parola fine al matrimonio.